vedi. Gloria a te, oh Signore. Altri dicevano, egli, altri ancora dicevano, è un problema come quello del potere, ma ero la sentire parlare, diceva il Giovanni, che io ho fatto decapitare il Signore. Proprio io, infatti, avevo mandato ad arrestare Giovanni, che lo aveva messo in prigione a causa di Erodia, dei buoni del giorno del Dio, perché l'aveva sbagliato. Giovanni, infatti, diceva a Erode, non si è deciso di vedere con te la morte del tuo corpo. Per questo era via di Erode, che aveva ancora uscito, ma non poteva perché Erode temeva il male, sapendo come il suo stato, vigilava su di lui nella sua parte, restava molto perplesso. Tuttavia, lo scoprì volentieri. Venne per un giorno provviso quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per il più alto funzionario della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e il tabulo della Galilea. Entrando la prima della stessa Galilea, danzò e piacque a Erode e a Erode. Allora Erode disse alla ragione: chiedimi quello che vuoi e io glielo darò. Le giuro più volte, qualsiasi cosa mi chiederai della loro, fosse anche la metà del mio regno. E la uscì, disse la madre: che cosa devo dire? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito entrata di corsa da me, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi dia adesso il suo vassoio, lavare la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, molto motivo del giuramento e dei commensali, non voglio molto conosciuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, così capitò in prigione, e ne portò la testa sul basso. E la diede alla fanciulla, la fanciulla la diede alla sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.